Terzo pareggio di fila e tanta rabbia, ma veramente tanta, per i tifosi dell'Avellino che si aspettavano un segnale di crescita, la famosa scintilla, un qualcosa che potesse far sperare di lasciare alle spalle le prime tre partite. A Cava dei Tirreni invece va in scena lo stesso spettacolo noioso visto contro il Cerignola, nonostante mister Pazienza nel post gara dichiarerà di aver visto una squadra in miglioramento. L'Avellino è a bulico, con poche idee nell'area avversaria, con un giropalla che a tratti diventa snervante. Si riparte spesso da dietro perché la Cavese è brava a ricompattarsi, favorita anche dalla lentezza dei biancoverdi. Nulla o quasi, se non un colpo di testa di Vano, schierato titolare con Redan, che finisce alto. Non c'è sussulto, non c'è pericolosità, squadra che sembra contratta e tesa, nonostante 504 tifosi giunti a Lamberti abbiano durante la partita incitato e basta, senza contestare. Questo non può essere l'Avellino che deve vincere il campionato, non può essere l'Avellino che doveva e voleva partire forte. Al netto degli assenti, oggettivi, per carità, come Tribuzzi, Toscano e Patierno, titolari senza dubbio, ma l'11 schierato da Pazienza ha nelle corde la vittoria su tutti i campi. Così non è, e seppure alla quarta giornata, almeno 7 dal Cerignola capolista, è netto e preoccupante. Sguardo ai singoli, Redan gioca a spalle alla porta ed è lontanissimo dall'essere il giocatore ammirato a Trieste. Sunas non ha sbocchi e in area avversaria non arriva mai, costretto a giocare da mediano puro. Buono invece l'esordio di Enrici, attento e aggressivo in difesa, che subisce un fallo nettissimo in occasione della rete della Cavese. L'episodio è clamoroso e peggiora ancora di più una situazione delicata. Bravo Gori ad entrare ancora una volta bene in partita e almeno a strappare il pareggio, che può sembrare assurdo ma muove la classifica dell'Avellino. 3 punti in 4 gare, inaspettato, peggio della passata stagione, quando la partita numero 4 arriva la vittoria sul campo del Sorrento firmata Tito. Se ne parlerà stasera a Contatto Sport a partire dalle ore 21. Comincia così la stagione del salotto di Prima TV e Telenostra.